Acquistare attrezzatura fotografica su eBay e fare dei veri e propri affari. Oggi vediamo come farlo. Ciao ragazzi, oggi vi svelo come acquistare attrezzatura fotografica su eBay in sicurezza e fare dei veri e propri affari. Questo è il mio modo dopo 10 anni che utilizzo eBay. Innanzitutto vi dico come riconoscere i venditori affidabili su eBay. Poi vi dico come comportarsi in caso di truffa o in caso di oggetto non pienamente conforme alla descrizione. Infine vi dico come realizzare dei veri e propri affari su eBay. Prima di andare avanti, se video come questi vi piacciono, lasciatemi un like e iscrivetevi al canale perché così potrò portarvene altri. Bene, partiamo dalla premessa che nel lungo periodo su eBay fanno affari solo i venditori onesti e vi spiego subito perché. eBay, come anche altri siti, utilizza un sistema di feedback, quindi sia l'acquirente che il venditore può lasciare una recensione sulla sua esperienza di vendita o di acquisto. Quindi i venditori onesti sono quelli che ricevono feedback positivi. Poi magari può avere una volta sfortuna che è un cliente particolarmente difficile, però generalmente i feedback positivi sono un ottimo indicatore di com'è il venditore. Un altro parametro molto importante per riconoscere un venditore onesto è la descrizione dell'oggetto. Quando io acquisto ad esempio una macchina fotografica usata, voglio sapere in che condizioni è il display, l'LCD non deve essere graffiato, deve essere funzionante, il sensore al massimo può avere un po' di polvere, ma deve essere segnalata, la macchina deve funzionare perfettamente e magari voglio sapere anche il numero di scatti, perché questo mi fa capire sia un po' quanto è stato utilizzato il sensore, ma anche l'otturatore. Se sto acquistando un obiettivo, voglio sapere se la ghiera di messa a fuoco funziona bene, se funziona l'autofocus, se la lente è graffiata, scheggiata, ha pezzi di polvere all'interno o addirittura funghi, e quindi tutto questo deve essere segnalato nella descrizione, ma deve essere anche chiaramente visibile in foto. E qui passiamo a un altro parametro per capire se il venditore è onesto. Se ad esempio sta vendendo un obiettivo, deve fare una foto frontale sia della lente frontale che della lente posteriore dell'obiettivo. Dobbiamo capire in che condizione sono queste lenti. Dalle foto si deve subito vedere se l'obiettivo ha dei difetti o delle ammaccature o se, come dicevo prima, ha delle scheggiature, magari è il caso di caricare o una foto croppata oppure utilizzare un obiettivo macro appunto per mettere in risalto quel difetto. Quindi se il venditore ha un'elevatissima percentuale di feedback positivi, intorno al 100%, fa una descrizione accurata dell'oggetto e quindi anche di eventuali difetti e mostra chiaramente in foto eventuali difetti dell'oggetto, allora ci possiamo fidare quasi ciecamente di quel venditore. Quel venditore sarà quasi sicuramente onesto. A questo punto, se il venditore ha un oggetto in ci interessa e ci sembra affidabile ed onesto, possiamo acquistare l'oggetto da lui. Se l'oggetto che ci arriva per qualche motivo è difettoso oppure ha qualche cosa che non era stata segnalata in descrizione o che non si vedeva in foto, a quel punto stiamo tranquilli perché siamo ancora protetti. Infatti, eBay ha una protezione acquisti che ci permette, se abbiamo riscontrato dei problemi con l'oggetto acquistato, di restituirlo. Qui state ben attenti: alcuni venditori mettono nella propria inserzione restituzioni non accettate. Questa è una cavolata bella e buona. Voi potete restituire l'oggetto se riscontrate che ha dei difetti non segnalati dal venditore. Infatti c'è la possibilità di aprire una contestazione tramite eBay in cui chiedete di restituire l'oggetto e di venir rimborsati. eBay vi chiede alcuni commenti magari sulle condizioni dell'oggetto, potete anche inviare delle foto sui difetti dell'oggetto, ad esempio una lente scheggiata, e eBay inizierà questo processo appunto di valutazione per ottenere la restituzione. In realtà, se il venditore è abbastanza sveglio, vi concede subito la restituzione dell'oggetto e quindi state a posto. Se per qualche motivo volesse fare il furbo, sarà eBay che sulla base dei dati che gli avete fornito, foto e descrizione del difetto, che bloccherà i soldi sul conto corrente del venditore e dopo un po' di tempo, non so, magari dopo una settimana, ve li restituirà. Un'altra chicca sulla restituzione dell'oggetto: le spese di spedizione per la restituzione dell'oggetto difettoso sono a carico del venditore, quindi voi potete chiedere un'etichetta al venditore che lui vi manderà per rispedire l'oggetto. Magari vi manda un corriere a casa e voi semplicemente gli preparate il pacco, lo date al corriere
e quello è pagato dal venditore. Però se avete fatto un acquisto importante, non so, avete preso un obiettivo a 500 euro e la spedizione tracciata vi costa solo 10 euro, io vi consiglio di farla a spese vostre, per il semplice motivo che prima fate la spedizione, prima il venditore riceverà l'oggetto e prima voi riceverete indietro i soldi. Quindi, ok, da una parte il venditore dovrebbe pagarvi la spedizione, ma secondo me in alcuni casi non ne vale la pena, pagatela voi e rispedite l'oggetto il prima possibile. C'è anche una soluzione intermedia: se magari vedete che l'oggetto che avete acquistato vi piace ma ha un piccolo difetto che il venditore non aveva segnalato, non so, un graffietto sulla lente ma nulla che pregiudichi la qualità delle foto che scattate, allora potete chiedere un rimborso parziale. Anche qui, se voi siete abbastanza ragionevoli e il venditore pure è ragionevole, sicuramente vi concede questo rimborso parziale. Non so, su 150 euro di obiettivo potete chiedere un rimborso parziale di 30 euro e magari ve lo dà anche. Comunque, se acquistate da un venditore che rispetti le caratteristiche di cui vi ho detto all'inizio, difficilmente vi troverete in queste condizioni, o se vi troverete nella condizione di dover restituire un oggetto, vedrete che accetterà subito la restituzione. Gli inviate un messaggio e lui vi risponderà. Bene, abbiamo capito che acquistare su eBay è sicuro perché i venditori ricevono dei feedback e oltretutto, se decidono di fare i furbetti, noi possiamo restituire l'oggetto e quindi non hanno assolutamente convenienza di comportarsi male e truffarci. Ora quindi passiamo alla parte più divertente e stimolante: come fare affari su eBay. Premesso che scegliamo un venditore con tanti feedback tutti positivi, possiamo osservare diversi oggetti di venditori appunto con queste caratteristiche, perché quando noi andiamo su eBay e osserviamo un oggetto, cioè clicchiamo su osserva all'interno dell'inserzione, il venditore può mandarci delle proposte, quindi senza che noi facciamo nulla, magari dopo qualche ora, dopo qualche giorno, ci arriva una proposta vantaggiosa su un oggetto che ci interessa, e quindi quello è già un primo modo per risparmiare su un oggetto che sta su eBay. Un altro modo che abbiamo per risparmiare è inviare delle proposte al venditore. Ve l'ho messo come seconda opzione perché non è sempre possibile inviare delle proposte al venditore. Infatti è il venditore che sceglie se all'interno della sua inserzione accettare delle proposte o meno. È altrettanto vero che eBay spesso e volentieri, dopo un po' di tempo, se il venditore non ha venduto l'oggetto, l'obiettivo, quello che sia, decide di introdurre le proposte. Quindi eBay automaticamente dopo un po' vi permetterà di inviare delle proposte al venditore, e quindi vi consiglio di farle. Le proposte devono essere piuttosto ragionevoli. Se vedete che il prezzo medio di un corpo macchina su eBay è di 450 euro, non potete aspettarvi che magari inviando una proposta da 200 euro il venditore ve l'accetti, magari potete offrirne 350. Però il modo migliore per fare affari su eBay, secondo me, è tenere d'occhio le nuove inserzioni magari di un determinato oggetto che ci interessa. Quindi se volete un oggetto preciso, un corpo macchina, un obiettivo, guardate tutti i giorni su eBay se ci sono nuove inserzioni, e magari guardatelo anche più volte al giorno, perché appena ci sarà quell'inserzione buonissima con il prezzo super e in condizioni veramente perfette dell'oggetto, voi almeno sarete pronti per acquistare. Ok ragazzi, vi ringrazio della vostra compagnia, vi ricordo di iscrivervi al canale per non perdere i prossimi contenuti, lasciatemi un like per sostenermi e ci vediamo al prossimo video. Ciao!